Professore, mi hai rimproverato così benevolmente perché dice che stiamo parlando da qualche minuto, ma non abbiamo così citato la parola magica che in questi casi si cita, si parla di questa famosa biodiversità. Noi invece l'abbiamo più che... Il torto è mio, naturalmente. Più che nominarla, l'abbiamo, come si dice? La viviamo. L'abbiamo vissuta. La viviamo. Quindi, e qua un'altra pianta che ci, volevi, che ci volevi far vedere. Che cosa? Il concetto della quantità di piante diverse nella unità di superficie. Sopra di noi la quercia da sughero, poco al di sotto, in un secondo livello vegetativo, la roverella. E qua un'altra grande roverella. E sotto tutti gli arbusti, che sono la maggior parte nella macchia mediterranea, non sono gli alberi, ma sono quindi, gli arbusti. E quindi noi qua siamo in un grande serbatoio di carbonio. Un siamo contenitore anche di carbonio, certo, perché abbiamo una ricchezza notevole, la famosa biodiversità, che è garanzia di continuazione della vita, garanzia di qualità. Qualcuno potrebbe dire, ma tutte queste erbacce perché non le puliamo? In realtà il pregio principale di stare in questo bosco e di respirarne anche l'aria. Ma allora la prossima puntata, mercoledì prossimo, dove ci porti? Ci porti a vedere la Fontana del Cacciatore? La Fontana del Cacciatore la chiamerei Fontana dell'Ambientalista. Naturalmente ci porto molto volentieri, soprattutto per lo splendore che si può ammirare in questo canalone che contiene anche questa fontana. Ed è parte dell'anello? Parte dell'anello delle Grandi Querce, un percorso fatto proprio per vedere, diciamo, per avere un'idea di come poteva essere l'antica foresta a galleria della macchia mediterranea nel bosco di Santo Pietro, e come vorremmo noi che tutto il bosco, che sono circa 6.000 ettari, potesse rinascere. Non dimentichiamo la continuità ecologica con un altro grande la bosco, appunto, che è quella di riunire, perché sono a poche centinaia di metri di distanza, il bosco di Santo Pietro con la sughereta di Niscemi, e farne unico ambiente protetto, un'unica riserva, con possibilmente parco, oppure possibilmente con il un unico parco. Bosco di Santo Pietro, un'unica gestione, riserva sughereta di Santo Pietro, di Niscemi. La sughereta di Niscemi e la piana, la ZPS, massimo, la piana di Gela. Il massimo, quindi, sarebbe la piana di Gela, che culmina con il Bipiere, quello sarebbe un'estensione auspicabile e desiderabile, quanto vuoi, diciamo, resta un sogno forse, ma se le cose si possono sognare, secondo noi si possono anche realizzare.